Ruolatrici e ruolatori, buongiorno, bentornate, bentornati, buon lunedì a tutti, buon primo agosto, magari qualcuno di voi è già in vacanza, vi invidio moltissimo. Noi siamo qua per l'ultima settimana di lavoro, mm, bella intensa, perché comunque noi saremo a Milano fino a mercoledì, mercoledì mattina ce ne andiamo alla GenCon in America a fare svariate figate, a presentare Fabula, a presentare Terror Target e Gemini e anche a portare nuovi giochi qua da voi. Ma oggi, oggi, oggi è una bellissima giornata perché ho due cari amici qua con me, Vale e Gabri di, di Lock and Dill, perché voglio parlare assieme a loro della Fabcon. La Fabcon è questa. Convention di gioco di ruolo, solo gioco di ruolo, focalizzata sul gioco di ruolo, che è la convention che io mi prendo come ehm, giocatore proprio, cioè io vado lì come giocatore, mi sfaccio gioco di ruolo una media di, di tra le 18 e le 20 ore al giorno, non, non sto scherzando, ed è una convention in cui sono molto. Molto, molto legato. Eh, sia perché voglio molto bene all'organizzazione, sia perché voglio molto bene a eh, tutte le persone che vanno lì, incontro sempre un sacco di amici da tutta Italia, perché è organizzata veramente coi controcazzi, eh, una cosa perfetta. E considerate che l'ultimo anno che sono andato mi sono lamentato perché i prezzi erano troppo bassi delle cose da bere e da mangiare. E, e infatti ci andavo a comprare gadget a manetta per sostenere l'associazione. Ma adesso, inutile che parli io di queste cose qua, facciamo parlare direttamente loro! che ne sanno per di tui ciao Gabri ciao Vale ciao. ciao a tutti ecco qua buongiorno Allora qua grazie a per il sub grazie a te un botto di persone ciao 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 benvenuto Diego benvenuto Fosco C'è cioè, oh, un sacco di gente che viene dalla Fabcon allora innanzitutto Gabri e Vale Che cazzo siete mi sembra cosa, eh, la prima domanda no? ah, siamo in questo momento due persone stanche ecco. come sono stanchi tutti quelli che stanno or organizzando la, la fab come, come stanchezza per noi è già finita cioè per noi è già settembre eh, detto ciò comincio io eh, mh, oltre a far parte ovviamente dell'associazione forse qualcuno nella ner nerdosfera mi conosce perché eh, scrivo per eh, spa spazio games e tanti altri siti ah davvero? non lo ah, scrivo <ride> in <ride> questa sì, sì, veste sono insomma così eh, membro di questo bellissimo gruppo pieno di bellissime persone grazie grazie mille stai parlando di me no vero certo ovvio. no grazie eh, no, ok eh, allora, scherzi allora, a parte eh... io, io invece sono Gabriele Albertini e faccio parte del direttivo della della Lockendil. e purtroppo quello di cui mi occupo normalmente nella vita non riguarda la nostra sfera nerd come attività lavorativa ah, ma quindi diciamo il tuo lavoro che... non è giocare no il mio lavoro purtroppo non è giocare ma è un altro lavoro che è un po' più buio, cupo e triste ma per il resto nel tempo libero si gioca come, come pazzi quindi ecco. Beh, non vedo errori non vede errori allora ragazzi Prima di iniziare a vedere eh, le cose da FACO, mm, eh, innanzitutto voglio dire a tutti i presenti che all'una e mezza ditemi se è corretto, ragazzi, giusto? Sì, okay. esattamente. alle 13.30 13 sì. 13 apriranno le iscrizioni per la fabcon e sono state aperte il 28 luglio per coloro che avevano fatto l'early bird ovvero che erano, avevano pagato un supplemento per potersi iscrivere prima adesso invece aprirà per tutte le persone sì. per tutte le persone ci sono ancora un boato di posti perché comunque ci sono una marea di tavoli poi vi faccio vedere gli eventi farò vedere anche tutti quelli che sono iscritto io quindi se qualcuno vuole venire a giocare al tavolo con me dove io sarò giocatore Forse porterò una sessione, ma è una cosa. Vedremo, uh. vedremo vedremo una cosa che voglio dire all'ultimo all in questi giorni. Perché voglio prima vedere una cosa col contratto e poi voglio vedere se posso parlarne. E comunque, ci sarà un sacco di cose. Allora, eh, dopo spammeremo anche il link per iscrivervi. Vedremo assieme il sito, vedremo assieme tutti i tavoli, facciamo una piccola panoramica. Così intanto vi fate la bocca per, per iscrivervi. Come nata! La Fabcon ragazzi Perché c'è da un boato di anni È la ventiduesima Fabcon No, trentaduesima Megoglioni Trentaduesima Fabcon eh, Io l'ho scoperta nel 2018 Se non sbaglio Prima Fabcon è stato nel 2018 2019 2019 2019, 2019 brazo, Non sono sì. riuscito ad andare l'anno scorso Perché eh, purtroppo avevo prenotato Ragazzi avevo prenotato le vacanze E tipo il giorno dopo Garbi mi ha detto A ah, quest'anno è quel weekend lì E io ero convinto che fosse il weekend successivo, tanto che avevo già prenotato l'hotel. Per fortuna avevo fatto... Perché ero convinto fosse il weekend successivo, <ride> però essendoci stato troppo il play la settimana dopo, è stato un disastro e quindi non... Purtroppo non sono riuscito ad andare e ho rosicato molto, però avevo giurato agli altri che si era Infatti quest'anno, appena sono state uscite le date, ho prenotato immediatamente l'hotel. Una cosa proprio immediatamente. Quindi ragazzi, raccontatemi come è nata, Raccontate un po' di storia della Fabcon. Allora... Io intanto ti ho fuori Vai. Allora, la Fabcon è nata esattamente 32 anni fa a Fabriano perché nella nostra piccola cittadina proprio si sentiva la necessità di riunire tutte quelle persone appassionate di giochi di ruolo, giochi da tavolo, giochi di carte e tutto il resto per un evento con il quale socializzare e giocare assieme. Ehm, la cosa bella è che Prima è nata la Fabcon, e poi, due anni dopo, mi sembra, è nata la nostra associazione Loken Lil. Vi dico, mi sembra perché io ero molto piccolo all'epoca all e quindi ancora non ero parte dell'associazione, dell ma c'erano i nostri soci fondatori che attualmente chiamiamo Grandi Antichi, in onore di tutti ben, ben sapete cosa. E... Dopodiché, infatti, dopo due, due anni è nata l'associazione Lockendil che ha preso in mano la gestione e l'organizzazione della Fabcon e ormai sono 32 anni che portiamo avanti questa tradizione, questa, questa convention ehm, e non abbiamo mai saltato un anno fondamentalmente, anche nel 2020, nonostante il brutto periodo e tutte le varie difficoltà che ci sono state, sia a livello umano principalmente, ma anche a livello organizzativo, con tutte le varie restrizioni del, del, del caso per via del covid, siamo comunque riusciti a fare la nostra convention, anche perché poi era il trentennale ed era molto importante eh, portarla in porto. Ecco. Scusate il gioco di parole. Beh, mi ricordo che nel 2020 è stato il primo evento, la FabCon che avevo fatto, sì. dove avevo partecipato, eh, dopo le prime ondate di Covid. Mi ricordo che avevamo tutti quanti le mascherine, tutti quei guanti, eh, l'ensanitizer, cioè... Ed era, esatto. era strano perché comunque, cioè, non vedevi in faccia le persone, no? C'era un periodo ragazzi e ragazze in cui si, si va tutti quanti la mascherina ancora. E eh, però era bello perché dopo... Era da febbraio, quindi dopo sette mesi che non ci si vedeva, che ci stava in casa, rivedersi tutti quanti assieme, era stata una bella, una bella esperienza. E una cosa a cui tengo molto a dire è che, nonostante ci state un sacco di, di paure, no? Perché c'era il Covid ancora che era potente, era stato organizzato benissimo. Benissimo, cioè, infatti non c'erano stati casi di Covid, non c'era stato nulla, era stato per farvi capire l'efficienza dell'organizzazione, i tavoli erano tutti quanti distanziati, mi ricordo che c'erano le transenne che portavano i vari tavoli in modo tale che tu non incontrassi gli altri giocatori, anche i tavoli erano molto grandi, se non, se non ricordo male erano quelli da sagra, però messi a due, due, due assieme, tavoli sì, così esatto, stavo sì, ognuno sì. da un lato e c'era una distanza di quasi un metro, no, non quasi un metro e mezzo, a 75 tra una persona, esatto, un metro e mezzo proprio, e si troppo, mi ricordo solo in quattro al tavolo appunto, onde evitare, onde evitare contagi, mi ricordo che avevamo lanciato il re in giallo vi ricordo ragazzi che avevamo fatto il video sotto, sotto il, il lodgiato sì. e senza farla apposta, botta di culo ero uscito, cioè prima di sapere il tema della Fabcon, avevo chiamato gabri gli ho detto gabri guarda io, ci piacerebbe annunciare il re in giallo e tu hai iniziato a ridere fa dico il tema di quest'anno è il re in giallo al, della Fabcon, quindi era stato molto esatto. molto divertente cioè, abbiamo il costume poi te neanche anche mascherato Sì, marciato, esatto col costume e eh, tutto certo quanto che avevamo fatto del re giallo. E avevamo fatto stato, il video sì. in diretta con, con Martino sì, sì, che sì, si, si, si era sì. messo a quindi la cosa, parentesi, ah no la maglietta di Cthulhu, no? quella del giallo Oggi, la cosa bella è comunque, cioè, quindi io, mh, quello che mi immagino è se c'era stata così, era stato così figo. Perché purtroppo il 2021 non ci sono stato, senza mascherine. Il 2021 era con senza mascherine, ragazzi? Non mi ricordo perché non c'era era il 2021 o anche il 2021. Era con la mascherina. Con la mascherina eh, sì. Adesso, quest'anno invece che si tornerà eh, eh, alla. Sparsettimi i termini, la normalità, bian piano, anche se i casi covid ci sono sempre, però è sempre una cosa più controllata. Non vedo l'ora, cioè, veramente. Non, non vedo veramente l'ora di venire a, a farmi questi quattro giochi di full immersion. Mi ricordo, ragazzi, che ci cioè, andavo a dormire ancora un po', c'è cioè, tirando i dadi, mi svegliavo. Eh, Devo andare a giocare, c'è cioè, tutto, tutto rincoglionito. infatti... Anche le Ma, diciamo tutta chiusura la mattina alle 5 e mezza 6 colazione, sì. poi a letto sveglia freschi verso le, le 10 del mattino e, cioè, e infatti, poi si tornava a giocare cioè, cioè. i veri campioni alla Favcon adesso, adesso spieghiamo come funziona la Favcon però vi dico veramente che se siete dei veri giocatori di ruolo, non è tanto farsi il torneo di Cthulhu che dura tipo fino a, se siete bravi fino alle 4 del mattino se ruolate come dei cani pazzi fino alle 6 come un tavolo mio con Gabri che era finito intorno le 5 e 3 quarti ma è farsi le sessioni delle 10 del mattino perché comunque tra una cosa e l'altra le sessioni alla sera sia che giocate quella ai tavoli magari se fate il live di vampiri il venerdì, il venerdì o il sabato, non mi ricordo, il venerdì è quello di vampiri il live di vampiri sì. è eh, eh, magari c'è duro un pochettino di più però c'è, a mezzanotte e mezza l'una finisce, il problema è che dopo inizi a berti 18.000 birrette con le persone che ti rivedi insomma, tra cose e l'altra, vai a dormire alle tre e mezza, quattro del mattino e alle dieci la prima tavolo, sessione magari. sì, eh, è capitato anche quello e inizi, cioè, ti svegli alle 10 del mattino. Che di solito hai, un... cerca la testa perché hai bevuto tra le 25 e le 72 birre circa, quella media, e alle 10 sei già a ruolare come un pazzo. Quello è il vero campione. Infatti, qua c'è il, il dottor Protevarius che dice: il vero segreto è dormire direttamente dentro la fabbrica. Assolutamente sì. Allora, come, come il nostro ex presidente Andrea è. Come, eh, come i ah. medici che stanno a punto soccorso che dormono nelle pause. È la, più o meno allora, io adesso stessa... vorrei, fare, vorrei far vedere a tutti il sito della Fabcom Aspetta, che lo mettiamo qua, Pam. Sì, il, nostro, e... il nostro sito Logan. Esatto. E il sito sul sito, sito, sito dell'associazione dell dedicata alla Fabcom Scopri il programma di Fabcom 2000. Scusate, il 32esimo della 32esima Fabcon. Allora, la Fabcom innanzitutto, diciamolo, è a Fabriano. La parentesi, cittadina yeah. meravigliosa, è veramente deliziosa. Dove si mangia da dio, è bellissima anche da girare. Quindi, se avete eh, compagne, figlie che magari non sono avvezze al gioco di ruolo e vogliono farsi un giro, la Fabcon è molto bella per andarsela a girare. Ma soprattutto ci sono un boato di sessioni. Parte giovedì 25, finisce domenica. E vedo che inizia alle 16 il, non alle 15, alle 16 Sì, sì scusa, alle 16.00. Sì, 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 no, prima sì, stavamo sì. parlando prima tra di noi. Giovedì alle 16 finisce domenica con l'evento di domenica sera. Che se non sbaglio è il torneo di DD. No, domenica pomeriggio c'è DD. Eh, domenica sera, tra le altre partite, e sessioni che portano le, diciamo, i master da, da fuori. Il nostro main event è una multitavolo. Di Vampiri, Vratenglori e Vampiri. Perfetto. È una cosa sì. strana, ragazzi. Sì, sì, mi sono, mi sono iscritto anche a quella. Dopo, adesso vediamo tutte quelle che sono le sessioni che ci sono. Dopodiché, vi dico a cosa mi sono iscritto io. Allora, perché c'è cioè, veramente un boato di roba, e anche con un sacco di amici. Allora, 25 agosto, giovedì, si parte alle 4. E apriamo Strano che porti Star Wars uh, Gabri cioè comunque abriamo. No ma Non c'ho allora, mia... niente a fare Abbiamo <ride> Sessione di Star Wars Sessione di Vampiri Quinta edizione Sessione di Troika Sessione di Knights of the Round Academy Sessione di Dandies and Damsels Non so cosa sia so Qua non ho idea Di che cosa sia Poi sessione Un'altra mm. sessione di Cotra Poi una sessione di Tales from the Loop eh, il gran ballo di Periole, prototipo, bello, mi piace che ci siano i protesi. Una sessione di Ose, strano che, che il vecchiaccio Andre porta Ose. Una sessione di Dead by Dead Morborg con Gabri. Eh, Alice is missing, un cazzo bello peso. E poi una sessione con Musta di Mouse Ritter. Io farò questa, mi sono già iscritta a questa. Riesco a zoomare un po', sì certo, zoom, ragazzi, mi chiedete e sarà fatto. Allora, eh, zoom, zoom, zoom. Ecco fatto. Dopodiché, la sera c'è il main event che è multitavolo di fabula. Te domanda, prima una domanda per voi, ragazzi. Eh, si può portare un personaggio proprio? Li date voi? Allora, no. Li uh, sono già fatti. Okay. Da noi c'è una motivazione che scoprirete giocando. No, no, va bene. Era solo, era solo per però, sapere sì, sì, perché sì, no, sennò, certo. sennò portavo il mio fa condominio. Eh, quindi c'è il senso spaccavo <ride> tutto. Dopodiché, oltre al main event, però ci sono anche partite libere. E c'è eh, il richiamo Rictulu. C'è Tiny Frontiers, c'è un'altra di Richiamo Tulo, una di D&D Quinta E, una di Unglorious, una di Ten Candles, una di Passione della Passione, se mi dispiace non poterla giocare con, Mar con manto però eh, mh, fabula è fabula e eh, fabula. Un'altra di D&D Quinta Edizione, una di DCC e eh, è quella di Come si dice, il sogno del Dio Infante, la multitavola interattiva di Fabulo. Alle 21. Dopodiché venerdì, venerdì inizia a partire la ciccia perché si parte alle 10 del mattino quindi c'è... Eh, cioè, iniziano a esserci lire di Dio di cose. Alla mattina, Vampiri Quintae, una di Bloodsword, Fragged Empire, Not the End, La Leggenda dei Cinque Anelli una Heart, Ose, DCC, io farò DCC domenica, sabato, venerdì mattina così mi butto sul, un po' sull'SR e vedo di morire male. Il Richiamo Rictuno, Streben, il luburo recanto della Notte. Sessione pomeridiana, durando all'incirca tre ore, non mi immagino le sessioni, ragazzi. Sì, sulle tre ore. Eh. Quindi cioè, si finisce, si va, cioè, si può mangiare. Eh. C'è sempre, ragazzi, il servizio lì che si ordina i panozzi e le bevande. Esattamente, abbiamo un servizio sì. per uh, panini e quindi vi coccoliamo, pensiamo a tutto noi. Io voglio andare, però a pranzo venerdì, te lo dico già, dove eravamo stati lì sotto quella discesa che c'è... A Mariani. Per... Esattamente. Esatto, sì, cioè, sì, sì. Io andrò lì tanto due ore, quindi ho tutto il tempo. Prodotti di una... tipici sono molto buoni. Esatto, buorzi, madonna sì. mia, c'era la degustazione di salami che ero morto, dalla della Bontà e birroni, poi c'è il pomeriggio, la sessione pomeridiana alle 15, abbiamo un'altra di Vampiri Quinte. Eh, Cyber, oh, Don Shot e Cyberpacan con lo Year Zero System, Borg. Alice is Missing, eh, What's Cool About Lucia Libre, oh Dio ragazzi che bellissimo, su Gompi meraviglioso, meraviglioso, eh, la Dama del Fuoco Nessa Bianca di Pendragon che lo porta il Gianfra, io porto, giocherò questa qua, vi dico anche quello che gioco così poi un'altra di Not The End una di Root eh, Black Hack eh, Uno Sguardo Nel Buio Shoku o Grande Diego che porta Shoku eh, Drachmaora eh, Anteprima D&D eh, Quinta Edizione eh, Fifty Phantoms Il Richiamo Tulu, o oh, Batman Gotha City Chronicles Ark Numenera Seeds Morkborg madonna mia ragazzi quanta roba c'è Salva Junion 1300 Il Gioco di Ruolo La Casa delle Spine Dopodiché la sera c'è un altro main event più 12 partite, eh, partite libere. Il main event è l'ARP di Vampiri, quindi è ormai famosissimo della, della Fabcon. Io, però, non farò l'ARP, come sapete, io non sono un LARPer. E mi sparo un'altra bella sessionazza eh, di gioco di ruolo. E abbiamo eh, Tenkentles, abbiamo Ose, eh, abbiamo ADD, abbiamo Morgborg, abbiamo Follow, abbiamo Corioli, io giocherò Corioli. Uh, abbiamo Paragon System, la maschera è il ventesimo anniversario, questo giro poi c'è Cult Black Hack. Uh, you are the dungeon Ose. Uh, Bloodsworld e poi, come dicevo, l'ARP di Vampiri. Ogni sessione, ragazzi. E ragazze, ha la propria descrizione. Eh? Quindi, cioè, se voi andate a iscrivervi, vi faccio vedere qua dove potete andare a vedere. Il link delle sessioni ha tutte le varie descrizioni. Sabato sabato è un pochettino la giornata la giornata perché c'è comunque alla sera uno degli eventi per cui la favcon è più famosa che è il torneo di cthulhu che è come farsi una mini campagna in una sessione eh? cioè è veramente veramente bellissima l'altra volta abbiamo giocato 8 ore 9 ore abbiamo giocato dalle 10 alle 5 e mezza del mattino quindi proprio una roba certo, incredibile certo. e abbiamo la mattina eh, warhammer fantasy roleplay the kava hack Clotos eh, eh, Not the End, uno sguardo nel buio, un'altra di uno sguardo nel buio, Brass World, Dark Maora, Root, The Station, eh, Broken Compass, Golden Age. Io giocherò Broken Compass eh, la mattina, eh, Print Weaver, Secoli Bui, Buttanti Zero, Agon, Non cedere al sonno, eh, Scama in glory, Die, La leggenda dei 5 anelli, però giocata con Benzoblaze, portata da Buon Musta, 1300 il gioco di ruolo. Due ore di pausa per mangiare e, e diciamo, rifocillarsi. Dopodiché, il pomeriggio del sabato ci sono una marea di, di, di sessioni, ben 22. E abbiamo Bing Human, Blade Runner GDR. Giocherò questa. L'ultima cerca del grana di Clotos Against the Dark Master. E, tre tavoli di Green Ox, Quietus, The Expanse GDR, Ose. Eh, DNDX, quindi eh, Avventure in Forgotten Realms, Street Shark con Not the End, Multitavolo di uno sguardo nel buio, Yokai Hunter Society, eh, L'Arp Club con Aniros, Anime e Sangue, Earth, Monsters, Agon, eh, Black Spirits anteprima, eh, Cast in the Runes col Gamshu, Le cronache di Populon, Cuori di Monstro 2, e La sera c'è il main event del richiamo Rictulu settima edizione più guardi più, andato, più eh, sei partite libere. Siamo qua... riusciti a farle entrare sei partite libere sì. oltre Arturo. Complimenti perché quanti c'è cioè, stato? ci saranno 100 posti, eh, 150. Eravamo l'anno scorso compresi i master eravamo 127 persone. Minchia. Eh, Quindi... senso... <ride> e in più abbiamo anche sei tavoli libri con di Sinereque e la Sposi barba blu uno sguardo nel buio. Troika, eh, quick and classic, eh, Gatti, il gioco di ruolo. E c'è il main event, torneo del richiamo Rictulu, settima edizione, 102 giocatori, questo qua voglio leggere la sinossi perché è molto bella. In una spettrale cittadina nella profonda Siberia, al termine della guerra fredda si consumano i ferrati delitti celati dalla nebbia e dalla lunga notte siberiana. Norlisk, avvolta nella lunga notte artica avvelenata dai tossici fiumi dei colossi minerari, impermeabile al resto della civiltà, nasconde inquietanti segreti. Echi, ma sopiti, raffiorano in una spirale di follia e orrore Ai confini del mondo Bello, bello, tranquillo, rilassato Sì Relax proprio, totale, immaginate beh, Immaginatevi certo, tutto beh. Chiaramente Dopodiché Domenica, per gli impavidi Come vedete La domenica non c'è lo slot del mattino Esatto, non è un caso perché mi ricordo che avevo detto, faccio, Ragazzi, scusatemi, ma che cazzo fate i domeniche allo zoo so del mattino alle 10? Infatti si erano presentate pochissime persone e chi si è presentato era uno zombie vero. Quindi o giocavi tipo Anglorious, uh, zombie, e facevi, <susurra> o non aveva senso giocare. Infatti non è stata fatta. Quindi probabilmente ci vedremo tutti quanti per farci una super colazione e pranzo assieme. Esatto. Dopodiché abbiamo lo slot della domenica pomeriggio più eh, eh, il main event, il torneo di DD. E abbiamo Casting the Runes col Gamshu. Io farò questo qua la domenica pomeriggio. Uh, One Last Job, eh, Green Ox, eh, Secoli Bui. Il richiamo Tulu. Demon of the Forest, Old School Essential, Assalto al Distretto 77 con Cyborg. Eh, il richiamo Riktulu, Tulu. ne requie, Kids of Brooms, Broken Compass, DND eh, X, Aventura e Forgotteria, Neon City Overdrive, Agon. Black Spirit, eh, Pelleverdi armati malamente, penso che sia un hack di eh, Maschiacci armati pesantemente. Eh, The Silence of Following, Sis, Mark Borg. E il torneo di DD quinta edizione. Alla sera, invece, due partite libere con Drew di DD quinta edizione e Silence of Following. E Ah eh, eh no, è Orkborg, quindi sono tre partite libere, non due, tre partite libere. E il main event con 30 cicli di buio, multitavola interattiva di and Glory e Vampiri la Maschere. Mi piace, sono molto curioso. Quando una nave capitolare di Space Marine Angeli Sanguinari intercetta una richiesta di aiuto di alcuni confratelli perduti, è il momento di intervenire, anche se la luce dell'imperatore non in questo angolo dell'imperium di Ilus. Sono proprio curioso. Sono proprio, proprio, proprio curioso di, di vedere come sarà. Queste sono le poche sessioni che ci sono alla Fabcon quest'anno. Sì. Come, come ci si iscrive? Spiegatemi un po'. Allora, vado io, Vale? Dimmi tu. Ok, allora eh, per iscriversi eh, oggi alle 13.30 apriremo le iscrizioni per tutti quelli che non diciamo non sono early bird sul nostro sito eh, basterà collegarsi al sito www.lockendil.com sul menu troverete iscrizioni fabcon con 2022 eh, lì si aprirà diciamo il nostro e-shop dove inse dovrete inserire all'interno del, del carrello obbligatoriamente vi ricordo ragazzi la tessera lockendil che valida fino a fine anno perché fondamentalmente è una cosa che eh, dobbiamo fare come associazione ed è obbligatoria e poi per il resto avete le varie giornate disponibili se volete iscrivervi alle partite libere, alle sessioni che portano, che sono durante diciamo il pomeriggio fuori dai main event e inoltre invece c'è proprio un, um, una voce apposita per ogni main event al quale vi volete iscrivere Uh, mh, ci sono rimasti non tantissimi posti anche se dopo gli early bird uh, abbiamo aumentato la, la capienza dei, mh, dei posti, eh, ne abbiamo aggiunti 160 all'incirca tra nuove sessioni e posti in più ai tavoli già uh, prenotati. Um, oltre a questo, abbiamo um, quest'anno, vi, vi do qualche numero: abbiamo. 148 sessioni più o meno e mh, ipotizziamo una presenza in quattro giorni di circa mille persone che sarebbero sulle 350 persone singole. Quindi... Solo tre. Scusatemi, si stavo ordinando da mangiare. E no, niente, per il resto direi che ho detto tutto Quindi collegatevi sul nostro sito www.logandil.com Dalle 13.30 sono aperte le iscrizioni Allora, ehm, voglio, voglio, visto che voglio raccontare un attimino le mie esperienze della, della Fabcon Perché eh, ho avuto, non so se ho avuto la fortuna, cioè sono sincero, o l'organizzazione eh, Di fare delle sessioni che mi sono rimaste proprio all'interno, nel cuore Uh, ho giocato sia con Master che conoscevo, eh, sia con Master che non conoscevo, ed è stata un'esperienza veramente eh, immersiva. Nel senso, um, gli spazi erano organizzati molto, molto bene. Si sa, no, ragazzi, cioè, specialmente se voi avete partecipato a molte convention, a molte fiere, c'è sempre un bordello allucinante, no? Uh, e per quanto ci si immerga, anche si è sempre disturbati dal, dal gioco degli altri. Alla Facuole invece ho sempre trovato gli spazi organizzati molto bene. Quest'anno ci sono delle differenze rispetto agli anni passati? C'è qualcosa di nuovo? Come, come funzionerà il, il tutto? Cioè, io come quando arriva Fabriano e voglio venire a giocare, cosa devo fare? Dove devo andare? Come, come trovo il mio tavolo? Spiegatemi proprio tutto quanto. Allora, allora sì, in, poi... due, siamo in due posti, uno nuovo che è il uh, Palazzo del Podestà, che è la prima volta che prendiamo, l'abbiamo chiesto per tanti anni. Ma è quello che volevate sempre? Sì. Ah, finalmente ve l'ha dato? Finalmente ve l'ha dato? Sì. con aria condizionata quindi sarà il posto più fresco, però considerando con, il periodo dell'anno e la zona, non vi aspettate comunque delle te te temperature solari, sarà caldo, ma sarà comunque eh, fattibile. E siamo a San Biagio, se non ricordo male Gab, mi confondo sempre, i nomi. Ma scusami, Vale, e... ma il palazzo del Podestà, non è que sì. quello dove avevamo fatto la premiazione dei... dei eh... Che eravamo sotto il no. porticato, No, non era Clori? Quello di fronte, grande. Dove c'è la piazza? piazza. No. È il palazzo centrale di, di Fabriano, un po' okay. il simbolo della quello città. Quello nella piazza, è... quello con l'arco. Ok, esatto. perfetto. Okay. Cioè, sono due posti che si fanno con 50 passi l'uno dall'altro. lo metto, eh, lo faccio se, vedere. 60 passi, top. Che uh, stare figo. Esatto. E esatto. lì ci sono. Eccolo lì. Ah, e qua lì, invece, questa è... foto qua era dove avevamo fatto il video. Dove Vabbè, fatto il video per il re giallo. in giallo esattamente sì, perfetto. e lì ci sono le partite, ci saranno due segreterie dove poi vi manderanno a seconda se siete iscritti come master insomma o come player. Vi mandano dove, dove c'è la partita vostra molto semplicemente c'è un, un, un bar se non ricordo male. Solo perché non è fattibile, gestire due, eh, però insomma, c'è anche un bar pronto. Ma ecco i due posti sono molto, molto vicini quindi si fanno a piedi. Ecco, non, non per chi è nuovo, non, pe non pensate a Lucca okay? come un posto, però, no, no, ecco. No, però magari saranno per, per di... distanti 50 metri. Uno esatto. Quindi, Il, nel, in questi due siete... posti ci sono tutte le partite, sia del giorno che della sera ok, eh, I main event vengono fatti qua o al chiosco? Dipende, Dipende. Dal, dal main event, ah. poi daremo indicazioni in base al tipo Indicato, di. Event. Invece, sì. quell'altro dov'è? Che è che lo Mi faccio vedere. vedere? Faccio vedere anche quell'altro. È eh, chiostro di San Biagio. Sì. Che praticamente so troverai foto, ma forse sì. Qualcosa si dalla, sì? dalla prospettiva di questa foto qui è tipo a destra. Più, esatto. più o meno, poi eccolo qua. Quello. No, si vede da dio. Esatto. Ecco, su, per qua, certo. qua è dove c'è cioè, per me la Fabcon è questo chiostro, cioè nel senso, questo è il secondo posto eh, all'aperto. Ma ovviamente, se poi piove, abbiamo la possibilità di metterci sotto proprio a ehm, sotto lì alle passerelle. E quindi, anche se piove, siamo a posto. Insomma, se, se ci fosse la, il classico acquazzone estivo, qua e... infatti, qua c'è la chiesa e qua a fianco alla chiesa si inizia. C'è cioè, la esatto, so. si, entra. Sì, sì, sì. Sì, molto, sì, sì, è molto semplice no. ecco qua anche le foto di le, le foto della fabcon eh sì sì mi eh sa di sì, sì qualcuno viene fuori sì, sì. sì. eccole qua che poi tra parentesi questa foto l'ho fatta io ah sì <ride> sì perché era il torneo di Cthulhu Ah, ok perfetto <ride> Pizza no, non so, non era. no non mi sembra <ride> non, non so se era Cthulhu beh comunque sì è una delle mi ricordo Elisa, la... perché c'era Elisa, c'era con Diego, era il tavolo che avevamo di, di Turbo, però mi ricordo che mi ero divertito come un imbecille. Sì, Madonna sì, mia, sì. che figata. come Adesso alcune cose invece di, di, di curiosità, eh, visto che abbiamo dato un bel po' di informazioni, come, cosa significa organizzare una cosa del genere? Cioè, come funziona? Quando è che iniziate a organizzarla? Quali sono le difficoltà? Perché, comunque, voi siete un'associazione, cioè non è Lucca, Modena, cioè ci sono degli enti che organizzano queste fiere con dei grossi sponsor, dove c'è comunque anche la zona vendita e via dicendo. Voi invece siete un'associazione che ha deciso di fare un evento fondamentalmente per i propri associati e per le zone limitrofe, e invece adesso è, una, è un evento dedicato al GDR. In un posto poi, ragazzi, permettetemi il termine, un po' in cura ai lupi, cioè non è che dici è Roma o Milano, è così. E nonostante questo partecipano da tutta Italia, cioè io vengo da Milano, amici vengono da Trieste, da Roma, da Firenze, da veramente da ogni parte d'Italia. Cosa significa organizzare un evento del genere, soprattutto dove c'è anche molta aspettativa? Perché è partito come una cosa associativa immagino per un'altra tiglia di persone, adesso è una cosa invece per centinaia di persone. Allora sì, sulla aspettativa so, so, soprattutto voglio raccontare un, una piccola cosa che è successa qualche giorno fa, ehm, con gli Air eh, Bird, a, abbiamo avuto qualche piccolo intoppo tecnico che ora è tutto a posto, ma la cosa che ha fatto strano è che è arrivata una legittima lamentela, ma del tenore che ci si aspetterebbe da Amazon, cioè il tipo di lamentela che fai a un servizio come Amazon, da cui no? ti aspetti chiaramente la perfezione. E questo effettivamente è il segno di quanto in questi anni abbiamo anche spinto un po' per uscire fuori e quando ti allarghi chiaramente a forza di sentire, la Falcon è fantastica, eh. Poi, dopo, si monta appunto un hype che a volte crea anche queste cose che sono, sono belle, sono giuste, ma insomma, eh, ci danno anche la spinta. Beh, mi difficoltà... considera male ah. che io ero, eh, ero in live da Intel no? quando, sì. quando c'è stata l'apertura e ho detto: Ragazzi, scusatemi, ehm, devo... oggi apro un Larry Bird. Devo <ride> mh, Ho bisogno di. Perché io cosa avevo fatto? Vi faccio vedere, avevo fatto questo, non so se vedete. La live, poi sì, stavamo al telefono. Mi era fatto bravo, bravo. il mio programma con, con tutte le oh, cose che poi ho condiviso oh, anche oh, con Albe no? per giocare assieme. Quindi gli avevo mandato oh. appena si iniziava. E dalle 17.56 ho iniziato a refrescare la pagina. No? Solo che non avevo tirato fuori il computer tutto quanto. Mi ero alzato un secondo della live, ero andato nello stanzino. Oh, metto okay. tutto in carrello. Cazzo, non c'era il carrello nell'app. Inizio a scrivere a Gabri Gabri. <ride> non c'è il carrello dell'app! Cioè, ho iniziato, ho preso il computer, l'ho tirato fuori, l'ho aperto, cioè, nel senso ho iniziato a copiare velocissimo tutte le sessioni che volevo e, e sperando di, di beccarle di beccarle al volo. No? Quindi, cioè, sono riuscito però a, a iscrivermi, ma è impazzito! Mi ricordo che anche l'ultimo anno ero così che mi ero segnato tutto quanto prima, mi ero imparato a memoria gli orari, le sessioni da fare e quindi sono andato. Mh, sono, andato sono andato a cannone perché io ho proprio una scimmia devastante ho proprio scimmia di, 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 questi, di questo evento qua sono quattro Grazie. giorni che eh, voi sapete cioè nel senso io, uh, io lavoro con il GDR oltre a lavorarci è anche la mia è la mia grande passione però cioè Ironicamente gioco molto poco, cioè, o gioco perché devo fare sessioni per promuovere i giochi o magari ho le live. Ma, ma giocare per me? No? Cioè, per me, per, senza avere eh, pressioni, senza preparare sessioni, senza eh, dover fare spettacolo, in realtà gioco, gioco poco perché anche le sessioni casalinghe stanno scemando sempre di più perché eh, ho sempre più impegni e non riesco a farle. Cerco di farmi un, um, veramente un, una buffata di GDR alla Fabcon. Infatti, la Fabcon è l'unico evento che mi prendo all'anno per me. Cioè, dove vado giù come un, un normalissimo giocatore di ruolo e gli chiedo tutto. Cioè, voglio dormire, mangiare, giocare di ruolo. Voglio fare niente. Dormire altro. poco, però. Sì, sì, sì. Sì, sì, poco. sì. dormire poco, dormire poco. Però, eh... Nicola in Borghesi, c'è cioè il press. Cioè, il press, no, Manfred? Yeah. Sia... Sì, 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 sì. Cioè, vado proprio in, in Borghese e vado proprio a giocare come, come un pazzo. Eh, non si dorme un cazzo, cioè, so qua che sia chiaro, eh, ragazzi. Cioè, non, non si dorme la Falcon. Cioè, se dormite 5 ore, baciatevi i gomiti, perché comunque, anche Magari. se siete tardi, cioè, alle nove e mezza eh, devi essere abbastanza operativo se la sessione inizia di alle dieci. Quindi è... <ride> È abbastanza è abbastanza complesso. Il trucco è però eh, appena finisce la sessione, andare a dormire, però ti perdi il divertimento. Quindi, c'è le, le chiacchiere post sessione, e tutto il resto, che sono, eh sì, poi, che sono belle. No, che sono le cose che poi sono belle anche della nostra community, quindi sì. Sì. quindi c'è. Questo, 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 questo è il problema, è il problema vero, infatti io partirò prima da due settimane dove spero di, di riposarmi, quest'anno per la prima volta mi sa che faccio due settimane senza il cellulare, che io passo le ore sul telefono, fate conto che io metto in carica il eh, cellulare dalle due o tre volta. volte al giorno, non, terrò il cellulare spento, eh, non mi succede da anni, quindi proprio voglio giusto. veramente cioè, prendermela. E scusami, che genere, che genere di lamentela ti era, ti era arrivata Vale? Ma allora, ehm, c'è eh, stato anche quest'anno l'effetto Click Day come l'anno scorso, che noi speravamo di diciamo, tam tamponare per un po', ma è talmente tanta è, è la gente che non ci aspettavamo nemmeno noi che eh, giustamente alcune persone eh, sceglievano le partite nel tempo che passava tra la scelta e l'acquisto, le partite erano già vuote. Eh, però ecco noi considera che ecco noi fino al 2019 abbiamo eh, se non ricordo male anche 2020 credo abbiamo fatto con event bright sì. eh, non ricordo se dal 2020 o dal 2021 abbiamo creato un e-commerce nostro fatto a, sì. a mano 2020. per modo di dire quindi ecco eh, la, la difficoltà è, è anche quella è cioè Creare un'infrastruttura un che passa dalla parte tecnica all'organizzazione all del nostro tempo libero, eh, ai eh, cari e vecchi soldi che non bastano mai per comprare, per fare cose, anche va anche detto eh, in una città, in un ambiente piccolo, è anche difficile a volte a avere a che fare eh, con le istituzioni, spiegare, farsi dare cose. Eh, negli ultimi anni sembra che le cose si stiano un po' sciogliendo, ma è sempre io, quando ero più, più piccolo che andavo alla, alla Farco, sentivo questi eh, discorsi da loro e poi li ho vissuti negli ultimi anni. C'è è anche quello: è, quando non sei chiaramente una realtà che lo fa per mestiere, ci sono tutte queste difficoltà qui. Quindi si supera con tanto impegno, con poco sonno e si inizia dall'inizio dell'anno circa. Noi, cir noi circa... Ecco, racconta, a... sono curioso, anche perché magari sì. una cosa che, che io dico sempre, no? Eh, molto spesso si sente dire eh, cazzo, da me queste cose qua non le fanno mai mm. ed è una cosa che mi fa veramente incazzare. Mi no, fa incazzare è... perché quando io ho iniziato a organizzare cose nel mondo del GDR non c'era nulla. Quando ho iniziato a portare il gioco organizzato in Italia non c'era nulla e non è che mi hanno insegnato le cose, cioè io mi sono preso e ho detto: Cavolo, non vedo l'ora di portare il gioco uh, nella mia città, no? Mi sono informato e ho iniziato a fare con 18.000 errori eh, sacrificando il mio tempo libero. Trovando persone e via dicendo. Siamo partiti in un negozio. e Pian piano sono cresciute. Ho portato in Italia il Fiere e Adesso il Fiere PGD è una realtà che va con le sue gambe tranquillamente. Eh, ci sono tantissimi eventi, ci sono tantissime cose. Io mi immagino che la Fabcon sia nata così, no? con un gruppo di persone. Allora, c'è una cosa, sì. c'è una cosa che eh, ho riscontrato molto spesso. Che nelle città più piccole, cioè Fabriano, quanti abitanti ha, ragazzi? C'è. Cioè... Sui 30.000 abitanti, cioè, esatto. qualcosa di meno. Sì. Nelle città più piccole si creano gruppi più coesi, eh, associazioni più coese e longeve che si vede che boh, eh, si creano forse rapporti più duraturi, più amicizie, funzionano meglio che nelle città grandi, è una cosa che mi è, mi è capitato uh, Attenso, di... Sì di vedere, no? E le cose, c'è cioè non è che parte la Fabcon e subito il primo anno si fanno 200 tavoli, ci sono 30 persone, 40 persone coinvolte. Guarda, cioè... nel 2014, essa è la... abbiamo visto perché con Facebook ci sono i ri... ricordi degli anni prima, nel, nel 2014 c'erano 12 eventi, 12, e all'epoca eh, c'erano anche i tornei di Magic, cioè quelli, diciamo, prettamente GDR erano, credo, 7-8. Cioè. Poi c'erano anche altre cose, cioè, questo per dare l'idea di come è cresciuta in, in modo incomprensibile negli ultimi anni. Ma più che altro, ragazzi, poi eh, c'è da dire che sì, noi, mh, da volontari, perché comunque tutti nella vita facciamo altro, nessuno di noi lavora per l'evento. Uh, ma lo facciamo nei dettagli di, di tempo libero noi ci mettiamo l'organizzazione ma in realtà poi la Fabcon come il Free RPG Day che è un evento fantastico a cui noi siamo stati su a Milano, in realtà poi l'evento, a parte quelli che gestiamo noi come main event, lo fanno tutte le persone che vengono alla con, fondamentalmente. Infatti ci cioè, sono tante associazioni che, che associazioni, partecipano. Associazioni, singoli cioè. che vengono, ospiti che portano, che portano sessioni. Eh, quindi, quindi cioè, nel senso, ovvio, come dicevi tu, si parte in piccolo e poi se uno vuole rimanere più piccolo, nessuno te lo vieta. Però una cosa importante che io ho riscoperto questi anni è che bisogna innanzitutto uscire no, dalla comfort zone del proprio tavolo, del proprio gruppo di gioco, che secondo me è una cosa importante. E oltre a essere importante è anche una figata pazzesca, perché comunque ti confronti con altre realtà, con altri giocatori, con altre persone che condividono il tuo stesso interesse, la tua stessa passione, però loro lo fanno in maniera differente per, sotto certi punti di vista. Quindi è anche bello perché, diciamo, il fare rete ed è importante per poi organizzare eventi di, di vario genere. Poi, guarda, una cosa anche... che, che mi piace molto di queste di queste con, che io le chiamo queste nel senso, mettendo la paragone, col Modena Play o Lucca, eh, cioè a questi livelli qua. No, beh, che non... Cioè, non nel vi... senso, per farvi capire, c'è cioè queste qua, un pochettino più piccole, più intime, e che comunque, eh, pian piano che si iniziano a frequentare, io faccio decine di, di fiere e convention all'anno, eh, la maggior parte delle volte sono dall'altra parte, no? Cioè, ho lo stand, eh, anche se non sono in stand, però sono... Eh, in giro per... Um, a vedere tutte le varie persone la cosa bella è che si iniziano a conoscere così tante persone che quando dopo magari ti ritrovi ad andare a una convention da solo, come capita molto spesso di andare in convention da solo, in realtà trovi una marea di gente una marea di amici, cioè la cosa bella è che nel mondo del gioco di ruolo condividendo delle esperienze e molte emozioni al tavolo eh, non è come se tu magari vai a mi invento, no? vai in un locale e no? dici voglio andarmi a bere una birretta, sono da solo non è che c'è un gruppo di persone seduto un tavolo, ti siedi, gli dici ciao, mi bevo una birra qua con voi. Ti dicono scusa, sono i miei amici che cazzo no, esatto. c'è cioè, nel senso. Se tu invece vai a una convention di. Faccio un esempio, no? Un ragazzo che non conosce Lockendil, non, non conosce nessuno, magari di Udine, prendo io, no? Io sono di Udine originario, dice ma io ho una settimana di vacanza, amo tantissimo il gioco di ruolo, sai che c'è, vedo che c'è sta Fabcon, ci vado, non conosco nessuno. Vado giù, mi segno le sessioni. Io mi siedo al tavolo. Io so che le persone che. Sono al tavolo, sono tutte persone che amano il gioco di ruolo. Eh, avrò sicuramente una marea di cose di cui parlare con loro perché io mi siedo e dico: Ciao ragazzi, ma da dove siete? Da dove venite? Che cosa giocate? Cosa giocate dopo? Eh, ah, non conosco questo gioco. E molto spesso ci si alza e c'è sempre: Cosa fai? Andiamo a mangiare assieme? Ci beviamo birra? Dai ragazzi, beviamoci una birra assieme. E se si cambiano 10 tavoli e ogni tavolo ci sono 4 persone, vuol dire che alla fine della colma avrete 40 amici nuovi. Questa è la cosa Però. più bella, ci si scambiano i contatti Instagram, ci si scambia il numero, eh, si inizia a giocare online dopo durante il corso dell'anno, cosa fai? Vai alla prossima convention. E si crea questo gruppo di persone che magari all'inizio si conoscono di vista, poi con alcuni si diventa più amici. E mi rendo conto che tantissimi amici di questo periodo della mia vita, e parlo di amici non conoscenti, sono tutti, li ho, li ho conosciuti tutti nell'ambito del, del gioco di ruolo. Poi va bene, con la mia figura in questo settore qua, magari ho un attimino più anche facilità a fare amicizia, ovviamente. Poi il fatto che sono un animale sociale mi aiuta, mi aiuta molto. Però ho visto anche persone, magari timide, che si siedono al tavolo e alla fine eh, fanno tantissima amicizia. Perché c'è quello che ci muove, questa passione viscerale per il gioco di ruolo. Perché diciamo, se lo sa me del gioco di ruolo, non mi frega un cazzo, non mi faccio 400 km per venire alla Fabcon. Quindi, cioè, si è mostrata questa passione qua. E vederla crescere eh, così tanto in maniera così sana, ma soprattutto che tutti quanti dicono è una figata. Cioè, andare alla Fabcon è proprio figo è vero. Cioè, io, ragazzi, cioè, non... vado giù da, da persona pagante. Quindi non è che dici sì, eh, sono ospite, quindi cioè, sto dicendo queste figate qua. No, cioè, io vado giù perché la Fabcon è bellissima e mi piace supportare le associazioni del genere. Cioè, perché vi fate un culo così? Specialmente perché questo non è il vostro lavoro. Quindi so quando io avevo un altro lavoro cosa significa organizzare eventi, vedersi la sera, fare riunioni, lavorare weekend, eh, vedere che tutto va a posto. Gli N.000 cazzi che ci sono perché c'è sempre qualcosa. Quello che purtroppo il master che per problemi familiari, problemi di salute, pacca l'ultimo minuto e tu hai il tavolo pieno, devi trovarne un altro. Quello che, ragazzi, non c'è la connessione internet come facciamo con le prenotazioni e, e salta l'aria condizionata. Ragazzi, ci sono sempre queste cose qua, lo, lo sappiamo. Ma il punto è che è talmente divertente eh, e si vede la passione con cui viene organizzato questo evento che passa tutto in secondo piano. Passa veramente tutto quanto in secondo piano perché eh, oltre all'altissimo livello qualitativo delle sessioni. Cioè, io non mi è mai capitato di dire sì, ragazzi, cioè, capita di andare alle veloci e dire sì, bello. Vabbè, il master non era proprio il top, però. Perché qual è la gran differenza? Che durante una convention come questa qua, tu fai una sessione intera di gioco, non è una demo, è una sessione che può durare dalle 3 alle 7 ore. Invece, in posti come Modena, vedo lo stand in It Games a Modena, sono delle demo, quindi un'ora e mezza, due ore di gioco per far capire il gioco, perché le demo servono. Per portare alla vendita, no? Per, per gli editori. Qui invece si va proprio a fare delle sessioni sazie. Cioè, io sempre quando vado via dalla Fab con il mio. voi sapete no che ogni anno il mio faldone di, di, di giochi, no? con tutte le mie schede, personaggi e dei giochi che faccio, ho una sezione dedicata alla Fab con dentro tutte le mie 15, diciamo dalle 10 alle 15 schede, dipende da quante sessioni faccio, con tutte le sessioni che ho fatto. Così mi ricordo degli eventi, cioè, mi ricordo ancora con estrema felicità la mia prima sessione della Fabcom che era stato il main event serale di Tales from the Loop perché ero arrivato ed ero straincasinato ci avevo messo l'ira di tempo per arrivare ed era bellissimo con i salti temporali vi ricordate, no Tales from the Loop, scusate con lo, con lo, con lo Year Zero eh, col, che c'era questo salto clean. temporale di queste persone ed era stato bellissimo mi ero divertito come un pazzo e ho detto minchia se, se si inizia così mi aspettano quattro giorni di gioco selvaggio il problema è che le giornate volano, che tu ti svegli al mattino e dici ah, oggi ho belle tre, tre sessioni, belle sazie, chiudi gli occhi e sei già alle due di notte e dici cazzo è già finita la giornata. L'altra cosa strana della Fabcon è che non sembra di essere a Fabriano, perché giocando così tanto, vivendo per 12 ore al giorno in altri mondi, non... Cioè, non... Io mi ricordo i posti dove sono andata a mangiare e mi ricordo benissimo la stanza col baretto vostra in associazione, non lì del chiostro. Eh, posto, certo. Però gli altri posti, non, non me, per quanto abbiamo girato, sono andato a mangiare fuori un sacco di volte, non, non me li ricordo bene perché eravamo sempre, sempre mh, foca cioè, focalizzati sul salvare mondi, distruggere mondi, eh, ruolare. Era bellissimo. Era bellissimo. Qual è stato, ragazzi, il più grande casino organizzativo di quest'anno? Ma uh... sì. Il, fino prossimo adesso... che il prossimo che deve succedere è esatto, sempre così: fino adesso grossi casini organizzativi. Per fortuna non li abbiamo avuti. Faccio tutti i spergiuri del caso. Ma ecco mh, qualche problemino tecnico con, uh, con le iscrizioni sul sito date dal Click Day, come diceva Valentino prima. Ah, eh, scusate, sono aperte le iscrizioni eh, per, esatto. uh, diciamo per uh, uh, sul sito dalle 13.30, quindi uh, per chi vuole andarsi a iscrivere ci sono Siete gli la mail, Mi è arrivata adesso la mail con ci siamo. Sì, e anche a me infatti. Esatto. E per i posti che sono rimasti siate veloci perché Aspetta che faccio io. vedere, faccio vedere alle persone. Abbiamo aggiunto tantissimi posti, ma non possiamo fare altro adesso. Cioè, allora, ecco, veloci. come si fa? Dovete andare sul sito della FAPAP. Ve lo, ve, lo ve lo metto qua. Così avete qua. Anche se in realtà Sbini aggiunto... è, è stato più veloce, come sempre. Grande il nostro Saverio. Eh, qua ci sono tutti, tutti gli eventi dove andarsi a iscrivere. Per iscriversi, eh, andate a, a, nella giornata, vi cliccate sulla giornata. E qua andate a selezionare quello che volete. Ok? Esatto. Quello che è esaurito e quello che è esaurito. I posti sui di quattro disponibili, esaurito, quattro disponibili, quattro disponibili. Vedete le cose da fare. Andate a iscriverlo, alla fine fate aggiungere al carrello, dopodiché fate la stessa identica cosa con le altre giornate e andate a, a iscrivervi. Esatto. Vedo Inoltre, però vedo se... una cosa fine. che non c'era prima, maledetti. Nicolo, abbiamo messo dopo il tuo consiglio, dopo il tuo... Che cosa? Cosa avete messo? Il carrello dici, no? Eh, no, il carrello, no, quello che non vedo. Non c'erano ah. i gadget prima. Eh, abbiamo no. aggiunti, li, li abbiamo aggiunti, li abbiamo aggiunti insieme sono i gadget e infatti allora. volevo parlare di questi. Eh, ci sono diversi gadget, le nostre magliette, la sacca con i dadi, la maglietta per eh, io, Scusa, vedo eh, solo ora che il sacchetto Fabcon è Rosso e io ne compro 50. Cioè io non la. Beh, quasi non sappiamo, però, però no, va bene, nel senso, è bellissimo rosso. No, forse. è bellissimo il sacchetto rosso. L'anno scorso Ho era nero, quest'anno quest abbiamo fatto il rosso, che è il colore bellissimo. un po' della, della con. Oltre a questo abbiamo un bundle, ragazzi, che è molto importante. è Un bundle costruito, creato da uh, produttori locali della zona dove c'è. Uh, il salame di aspetta Fabiano, aspetta allora voglio un... aprirlo il kit dell'avventuriero perché naturalmente adesso il kit esatto che è il kit della colazione Hobbit allora aspetta che mi si apre no allora descrizione che... esatto. voglio leggerla con calma uno stupendo pacchetto C ho già la baba perché io sto qua già mi immagino che lo verrò a prendere al mattino e me lo porto direttamente al tavolo <ride> Quindi mi porterò, quindi voglio vedere che cosa c'è per capire. Allora, uno stupendo pacchetto è come nel kit di sopravvivenza indispensabile ad ogni vero avventuriero della Fabcon. Il kit comprende tutti i prodotti tipici a chilometro zero selezionati da noi, nello specifico. Sto sbavando, ragazzi: un salame di Fabriano. Il salame di Fabriano è un presidio slow food, tra i prodotti più nobili della norcineria marchigiana, viene prodotto da pochissimi artigiani con suini nati nell'appellino umbro marchigiana e allevati nel fabrianese. Per oltre un anno, in piccoli allevamenti, in più di 20 capi. Un sacchetto di biscotti a tradizione fatti a mano. Sono buoni in culo, sti biscotti. I biscotti sono prodotti dal forno 10, un progetto di laboratorio 10, il progetto sperimentale della cooperativa sociale Castelvecchio Service, finanziato dalla Fondazione Cari Verona, Destinato a creare laboratori e percorsi specifici per l'autonomia di ragazzi con disabilità. Che bello! Il cioccolato, la farina, il miele e il packaging sono tutti a chilometro zero e lavorati a mano dalle, dai ragazzi e dalle ragazze del forno. Un segnalibro in carta a mano. A Fabriano, grazie all'introduzione della colla animale del XXIII XIII secolo è stata inventata la carta occidentale. Questa tradizione produttiva vive ancora oggi nell'opera di Master Artigiani, con la cooperativa Olive Chi non sapesse, ragazzi, a Fabriano è famoso per la carta. Il masto cartaio Giorgio Becca e la Manuense Andrea Bevilacqua hanno realizzato per voi questi segnalibri in carta a mano con il motto della Falcon. Si gioca e si racconta. Oh due cicchetti di vernelli, vernelli, ragazzi, sì. sempre presente Per digerire, no? Servo. La distelleria Varnelli produce fino al 1868 il famoso Mistrà, il liquore a cioè il Varnelli. Alla, alla RPG Pegidella abbiamo bevuto alle 11 del mattino. Vi ricordate, ragazzi, che abbiamo. Sì, for sì. Forse qua qualche bozza. Ogni volta ci vediamo, Gabri Miregani, pure una bottiglia di bozze. Diciamo sempre. La distelleria Varnelli è la più antica casa liquoristica marchigiana. Attraverso quattro generazioni di erboristi ha mantenuto con scrupolosa professionalità i vecchi metodi di lavorazione artigianali e la segretezza delle ricette con cui si assicura l'alto standard qualitativo dei prodotti la serie produttiva si trova a Muccia nel, è Muccia o muccia? Muccia, muccia? muccia, nel cuore dei tre Marcheggiani colpiti da terremoto del 2016 i due cicchetti vernelli doneranno dolcezza al vostro palato provateli insieme a un buon caffè che sia giorno o notte albo o tramonto il kit dell'avventuriero contiene tutto ciò di cui ha bisogno per affrontare una dura sessione di gioco di ruolo o per portare a casa il vostro ricordo delle Marche allora quello che, che, che succederà Volevo fare eh. una, un appunto su questa cosa, Nico. Sì? Poi ti lascio la prova No, eh, il kit dell'avventuriero, ragazzi, ne avremo in quantità davvero limitatissime in convention perché diciamo che è abbastanza ingombrante, specialmente i, i salami, i biscotti. Adesso diciamo, aggiungiamo già facendo Esattamente, quindi se lo volete vi consiglio di preordinarlo sul nostro sito, lo pagate con diciamo. Uh, con PayPal in maniera del tutto comoda, quando arriverete lì in convention vi diamo il vostro, il vostro kit. Fondamentalmente così avete, avete diciamo, queste le cornie da mangiare e bere. Mi sto segnando tutto, e da vedere perché... anche la casa. Allora, tra parentesi, all'ultima Fab ho visto che costava troppo poco la roba, ho comprato quattro magliette di queste qua del trentesimo anniversario. Questo. Per darvi i soldi. Cos'è questa? Cos è? Maglia t-shirt, si gioca e si racconta. Bella, io mi prenderò. Sì, quella nuova è quella che vedi con la scritta Fab Con. Uh, questa quella al centro, diciamo, tra le due maglie. Sì. Allora, questa vediamo. è quella del. Di quest'anno? Di questa edizione, sì. Non mi ricordo se sì, io avevo la L o l'XL. Dopo a casa la vedo, intanto mi compro il kit dell'avventuriero. Ecco eh, lì per sicuro, così già il primo giorno quando arrivo ho già la merenda bella, bella fatta, così la prima sessione me la sparo col kit dell'avventuriero. E poi mi prendo le varie magliette a manetta. Però a casa, visto che a casa ne ho un botto, gli dicevo voglio vedere che, che taglia sono. Così almeno vado sul sicuro. Beh, c'è un bel po' di cosa. Poi invece ragazzi, se io... Eh, spiegate, fate... Mh, se io non conosco nulla... Da preti c'è anche Giamma, non vedo che c'è Giamma, Michael. Giamma ci sei alla, alla Fabcon spero di sì, vero? Sento casino. Ci, ci, ci sei, Gian Michael? C'è qualcuno che sta facendo divertirlo. A posto. Okay, tornato? Chiede a quali tavoli deve, deve partecipare. Adesso vi faccio Mike. vedere i miei tavoli, così almeno vedrete quello che mi sono iscritto. Allora, giovedì 25, alle 4 sono con Musta a giocarmi Mouse Ritter, ovviamente. Poi alle 21 mi sparo il main event, ovviamente di Fabula Ultima. Venerdì gioco alle 10 del mattino eh, I navigatori del Mare Senza Stelle di DCC. Poi faccio con, eh, con giù. Mi sparo eh, Pendragon, sapete uno dei miei giochi preferiti. Alle 21 mi faccio invece Coriolì con eh, l'Ear Zero. Il giorno dopo alle 10 e mezza, Sono furbo furbo, per le 10 e mezza. Mi faccio la cittadella proibita eh, con Fra della Tavola rotonda, gioca Broken Compass. Alle 3 gioco di nuovo con Giuliana, Blade Runner. E alle 9 di sera gioco uh, Anime Fredde, del torneo del richiamo di, di Cthulhu. Uh, vediamo se c'è sempre la Eli. Se c'è la Eli in chat, e li giochiamo di nuovo assieme. Eh, che ci eravamo divertiti come dei pazzi. Elisa c'era prima in sì, chat. Io so, so che c'era, quindi se c'è, gioco, gioco con la Eli. Mi piace il team dell'altra volta. Domenica invece. Come domenica? Cazzo, è già sabato? Sì, domenica. No, aspetta, mi sono saltato un giorno. Sì, sì, c'è, c'è, c'è la frustella rotante. Ce l'hai lì. Sì, venerdì avevo già detto. Sabato queste qua. Domenica gioco ehm, Casting the run il Gamsho. Mi voglio fare un bel un investigativo. Mi piace nella, nella Londra tardo-vittoriana. E poi amo il Gamsho come sistema di gioco. E alle 21 mi sparo invece la multitavolo di Vratengloria e Vampiri. Quindi proprio. Eh, serata, serata totale. Già, ma se vuoi dopo scrivermi, ti giro, ti giro la, questa lista e vedi che cosa c'è di libero. Così ti scrivi, ti scrivi anche tu. Io sarò tutti e quattro i giorni. Se qualcuno viene giù da Milano, gli posso dare uno strappo. Vado giù. Volevo andare giù in moto, però in moto ci metto un botto perché devo fermarmi. La vado giù in macchina. Partirò giovedì mattina per le 8. Di se qualcuno ha bisogno di un passaggio, eh, io sto da solo in macchina, posso, posso dargli uno strappo. Uh, sappiate questo: non so chi viene, giù, chi viene giù da Milano e poi torno um, lunedì. Io partirò lunedì mattina presto. Un consiglio: se qualcuno parte, vi consiglio forse meglio andare in treno. Io vado giù in macchina perché parto lunedì con calma e tutto quanto. Se allora, vi prendete, andate fino ad Ancona e poi c'è il trenino eh, Ancona Fabriano, giusto? Il regionale, sì, sì, Ancona Fabriano. Anzi, no, è interregionale perché è quello che va poi a Roma, quindi eh. va bene quindi sì, cioè, sì, vi fate, vi fate, vi fate il, viaggio, il viaggio così che è stracomodo questa qua è l'altra opzione che, che, vi do, che vi do che secondo me forse è la cosa, è la cosa migliore eh, perché se voi volete partire lunedì sappiate che bisogna partire presto presto al mattino cioè tipo io partirò per le 5 o le 6 del mattino lunedì eh, perché ci, sono, ci si mette un botto a meno che sabato sera, domenica sera, dopo... L'evento multitavolo partire Però la vedo un pochettino dura Perché ci metto 4-5 ore Magari e sono un pochettino stanco Sì sì è meglio Cioè quindi c'è È da vedere è da vedere sta cosa qua e... Tutto ciò Tutto qua Questo qua è tutto Che ora abbiamo fatto? Minchia sono già le 2:20. Allora Ragazzi yes. abbiamo Ancora pochi minuti Perché alle 2 Io devo scappare quindi vi chiedo, cosa, informazioni che non abbiamo detto sulla Famcon, associazioni che partecipano, cose da eh, assolutamente non, ehm, non perdere. Parola a voi. Allora, ah, dico una... Scusatemi anche in chat, se Ma avete vale, domande adesso impor... vedo di cagare un attimino la chat, che non l'ho cagata di striscia, certo. se avete domande... Sì, io faccio anche un saluto a tutti quelli che sono in chat, che ci ha passato tantissima gente eh, a salutarci. Una cosa sullo shop, eh, se state comprando e vi dà un errore finale sul, ca sul carrello è perché forse non avete aggiunto la tessera okay. quindi se vi sta dando un, un errore particolare perché ce lo stanno segnalando in molti provate così solo questa, pi questa piccola insomma, comunicazione e per il resto beh c'è tantissima gente Associazioni, amici, autori che portano giochi noti, giochi meno noti, prototipi, quindi, eh, come abbiamo detto anche prima, è, eh, la FabCon non può essere tale senza i master che partecipano. Quindi, da qualche anno, so, soprattutto a questa parte, è diventata la convention dei dei, dei master in Italia. Ed è, ed è anche un modo proprio come accennavamo ah, prima visto che è un eh, momento diciamo più calmo è anche un modo per incontrare magari anche qualche persona del settore fuori dalla calca no? magari di una play o di una lucca dove sono tutti super in, impegnati quindi è un, bueno, vale una è un io. Diciamo. mi hanno chiesto, han, han chiesto di recente eh, a che fiere parteciperò eh, nei prossimi mesi visto che io dalla Fabcon a, al 13 di ottobre Ho otto convention Una dietro l'altra Poi c'ho una settimana di pausa Poi c'ho il Lucca Comics E ho detto a tutti quanti Se volete beccarmi in tranquillità Alla Fabcon posso parlare Per il resto sono sempre incasinato Quindi certo. la, la cosa bella è, è, proprio, è proprio questa Scusami ti rilascio la parola Domanda Una domanda io Perché magari qualcuno lo sa Io eh, ho iniziato a giocare di ruolo, mi piace, ma non sono super esperto. Va bene anche per i principianti, cioè, posso giocare anche a giochi che non conosco il regolamento? Certo, eh, <ride> i master spiegano sempre quello che serve, quindi non dovete essere esperti, anzi convention come queste eh, sono un bel modo secondo me per, per un neofita per vedere tanti aspetti no, di questo mondo, i giochi classici, quelli masterless, quelli un po' particolari. E anche, anche il fatto che semplicemente si giocano con tante per persone differenti è un modo appunto per, avere, insomma, per entrare in, in questo modo, in questo mondo, secondo me, nel modo migliore. Quindi, sì, ben, ben vengano. Guarda, ti faccio un esempio ho... Vale, io su 12 sessioni le unici giochi che conosco sono quelli dei main event, perché vabbè, è Cthulhu, Fabula Ultima, è Wrath e Gloria, Vampiri, cioè se non li conoscessi sarebbe un pochettino un problema, è il resto, Chissà. tutte le altre tavoli sono giochi che non ho mai giocato. Vero. Appunto, certo. sì, sì. Ho, magari ho letto, per esempio, Broken Compass, non ho mai avuto occasione di giocarlo. Blade Run, non ho mai avuto occasione di giocarlo. No, Pendragon vabbè, lo conosco, però con Jiaff con, con non ho mai avuto modo di giocarlo. Ho giocato solo al quick start. Non ho mai avuto modo di giocare a, a Mouse Ritter e ho detto: sai che c'è? Mi, mi, mi voglio. Cioè, a me piace poi, mi reputo un giocatore di ruolo abbastanza esperto. Di giocare a tutte cose che non ho, che non ho mai avuto occasione di giocare, eh. perché questa è la cosa migliore no? per, provare, per provare nuovi giochi, che poi alla fine lo sapete tutti: un gioco può avere quel tipo di sistema, ma alla fine la cosa importante è ruolare Cioè, la cosa. Sì, beh, sì, sì. Come dico sempre, non si chiama gioco a un gioco dove devo tirare un milione di dadi, ma gioco a un gioco dove devo interpretare un ruolo. Eh, una cosa, quest'anno avremo anche dei Chamber LARP Cosa che non abbiamo che non, non avevamo gli, gli scorsi anni o meglio diciamo in maniera minore avremo anche dei chamber larp che quindi sarà un'esperienza diversa di, di gioco da, da tavolo tra, tra virgolette si, ci si chiuderà all'interno di questa stanza e si farà questo piccolo gioco di ruolo dal vivo che non richiede trucco e parrucco come diciamo i larp più più grandi dove delle persone potranno provare delle vere e proprie esperienze che si, che si potranno giocare all'interno di questi Chamber LARP. Un'altra cosa, ovviamente ragazzi, se siete da soli e volete iscrivervi a qualche main event o a qualche tavolo, non serve assolutamente che avete una squadra, un gruppo o quant'altro. Anzi, una delle, delle cose belle, come diceva prima Nicola, è che tu arrivi al tavolo ti siedi, conosci gente nuova e giochi quindi non vi fate problemi su questo eh, mi stanno facendo delle domande ha detto docta chiede eh, ci sono tavoli liberi nel senso di vuoti cioè tavoli c'è vuoti per chi magari si organizza sul momento perché ha interesse a giocare qualcosa in particolare allora eh, pochi però se c'è pochi sarà di di difficile però, magari se c'è un, un, un momento del giorno, del giorno è, è difficile. Al massimo alla sera. Però, se ci fossero, diciamo, tavoli vuoti, se qualcuno vuole fare una partita al volo, vi diciamo che sarà molto difficile. Beh, noi l'abbiamo fatto però di notte. Eh? Cioè, mi ricordo. Di notte, dipende dalle fasce orarie. Io mi ricordo, sì, Beh, era... orari, io mi ricordo ragazzi, che, che abbiamo finito, eh, sì, sì, potrebbero sì. esserci, ma quest'anno abbiamo tirato proprio al massimo, Guardate, siamo proprio pieni con le location giorno durante il giorno è molto difficile forse il venerdì mattina ma la vedo dura alla sera è più semplice io però penserò, sì, io oltre diciamo forse la sorpresa che riesco a portare eh, lo dirò purtroppo cioè, non, scusatemi ragazzi specialmente la Gabriele se non credo di tu cazzo ma mi serve andare alla tranquillo, gente tranquillo tranquillo dire qualcosa Dopodiché io comunque porterò sicuramente sia eh, schede di Ose, schede di Troika, schede di... Eh, e porterò soprattutto eh, Monster Maid Love Mistress perché sono giochi che hanno zero prep, dove ci si butta certo. quindi magari, se finiamo una sera, siamo lì a berbirrette e si tira fuori il gioco. Siamo anche se che siamo fuori e si può giocare. Si può giocare al volo. E Assolutamente. È, è capitato anche così negli anni passati: che magari finisce a mezzanotte e mezza e berbirrette e ragazzi, ma ci facciamo? Mentre stiamo così, cazzeggiando una sessioncina da un paio di ore, e quindi farà. Fare una cosa del genere, Andre. Tra parentesi c'è cioè il Master of Masters. Ciao, Andre. Non, 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 eh, non quest'anno mi sa che non gioco con te, ma non perché non ti voglio bene, anzi ti adoro. Ma perché provo tutte cose totalmente nuove. Se però magari la sera ci mettiamo a giocare a giocare a te e dobbiamo farci la cena nel locale di Carnazza top di due anni fa, eh? Assolutamente dobbiamo andarci in una a mangiare benissimo. I Andre, stato, abbiamo giocato anche a, a pranzo, mi ricordo. Cioè, non smettevo mai di giocare, c'era cioè, stato veramente 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 finissimo. Mi ero divertito come, come un pazzo. E, domanda che cosa consigliereste assolutamente di non perdere, sia da un punto di vista ruolistico, sia da un punto di vista di una persona che viene a Fabriano. Hmm. Allora, dal punto di vista ruolistico, adesso sono ovviamente un po' di parte, nel senso. Tutti gli eventi sono belli, sono da, da, da partecipare. Ovviamente eh, ci sono i nostri main event scritti da, dall'associazione, che, che sono avventure, ragazzi, scritte a, a modo, ma questo non toglie tutto il divertimento di tutte le avventure scritte, delle sessioni che porteranno tutti i master, perché... Ci sono delle sessioni dei master eccezionali che conosco personalmente, quindi non lo so, quest'anno è come l'anno scorso, quest'anno ancora di più, fossi un partecipante, mh, sarei parecchio in difficoltà perché effettivamente c'è tante persone. Della è, da quante persone è il tavolo per il torneo di Cthulhu? Allora, lo abbiamo messo a 5 persone. Lo, lo abbiamo messo. Vediamo poi in corsa se portarlo a 6. Ma secondo me cinque. tavolo della morte. Mio potrebbe essere io, Andre, eh, Eli. Eh, Eli, se Eli sei con qualcuno, che io te, eh, Andre, Albe, mi porto anche dietro Albe. E se Eli ha uno, cioè, e spacchiamo tutto. Cioè quest'anno voglio vincere. Elisa, dobbiamo vincere, cazzo, quest'anno. Va bene, vediamo, vediamo se riuscirete a sopravvivere agli orrori di Norlist sia sì, un più uno perfetto quindi Eli più uno io eh, Andre e, e Albe basta tavolo tavolo totale va bene poi comunicateci con la segreteria che sì, 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 semmai sì. vi mettiamo insieme assieme anche, la, anche due anni fa avevamo fatto il giro e allora io uh, faccio un po' lo sponsor perché la mia partita eh. di, di Troica di giovedì pomeriggio se non ricordo male è una partita scema, ma tutta in, in, improvvisata eh, che si basa sulle carte di di del gioco da tavolo. Quindi se volete fare una partita scema è molto diciamo divertente, c'è cioè, cioè, la mia, e faccio un po' di sponsor penso. perché sennò di solito a Troica dovete saperlo. Si gioca sempre in maniera molto seria. È un gioco fantastico, certo. <ride> certo. no? Io veramente, io sono... pianto, quindi. Ecco. Eh, Nico. Prenota la cena di Carnazza yeah. pre-torneo, vai, vai, vai. Prenota, prenota Eli, ovviamente. Prenota Cosa che eh, mi... Mi altre che cose di non, di no, da non perdere di Fabriano. Parlo a livello culturale. Uh, sicuramente a parte diciamo il lato gastronomico che ha già enfatizzato Nicola più che sufficientemente direi che c'è anche tutta uh, c'è il nostro museo della carta che è una delle tradizioni cittadine che è molto bello da andare a visitare uh, oltre a questo eh, nel giro di pochi chilometri ragazzi ci sono le grotte di frasassi che sono tra le grotte aperte più grandi che ci sono in Italia. Se volete andare a prendere anche un po' di fresco e a vedere uno spettacolo della natura incredibile, ci sono anche le grotte di Fratassi, che sono a circa 20 minuti di macchina da, da Fabriano. Eh, guarda, io ero stato, ero stato a vedere la, la cartiera, eh, la mattina ah, okay. che sì, non avevo preso il numero, mi sembrava... Venerdì mattina, eh, mi sembrava il venerdì mattina, non avevo fatto la sessione delle 10 appunto perché ho detto sono qua, ne approfitto, la vado, la vado a vedere. Ne avevo approfittato sì. per, per curiosità. Eh, è bello. È molto bella. Poi un'altra cosa a livello enogastronomico, perché scusatemi ma io sono, noce, secondo me una delle grosse godure della vita è cioè, quando vai nei posti a assaggiare le cose. Io sono friulano no? e in Friuli il salame friulano è una cosa totalmente diversa. La stessa che cosa vale per, um, per Fabriano: cioè i loro salami, perché ne hanno svariate di diversi tipi, sono uh, totalmente diversi dai salami classici. Uh, e mi ricordo che eravamo stati in quel posto, quello come si chiama Mariani, come, da, da Mariani, sì. sì. Da Mariani, cioè. che va mangiato da Dio ed era anche pienissimo di birrette artigianali. C'era stato un pranzo della Madonna. Mi ricordo, cioè, non, ho una scimmia di venire alla Fabcon cioè so che ho le vacanze sono anche contento che finalmente posso staccare un attimino la testa per un paio di settimane ma sono ancora più scimmiato di andare alla Fabcon perché poi sarò due settimane via torno a Milano quattro giorni e poi riparto per la Fabcon con una scimmia devastante grande amico. quindi non vedo, non, vedo, non vedo veramente veramente l'ora e poi ricomincio la grande perché poi c'è cioè, dopo da lì ci sarà il Toplay madonna mi viene male Modena Nerd Firenze Gioca Essen uh, mamma Luca. eh, uh, eh si inizia si inizia. Eh sì, beh, beh, sì. bello, eh. C'è nel senso solo. Va no, è bellissimo. A voglia. Se voi aveste avuto la possibilità di iscrivervi a delle sessioni come giocatori, cosa avreste giocato? Ah. Eh. Allora. Eh, eh. Guardo perché tutte. Non... Allora, sicuramente. Vabbè. Uh, Cthulhu, ovvio. Quello, vabbè, lo diamo per scontato. Il torneo, ragazzi, mi permetto anch'io oh. di dirlo, è. Eh, eh è Un po' un mandato, dice, è obbligatorio farlo. Eh, è stancante sarò sincero, perché comunque dopo che ruoli tutto il giorno, ruolare dalle. Poi tra cose l'altra parte intorno alle 9 e mezza, 10, lavorare dalle 10 di sera alle. Io ho detto 5 del mattino, ma perché cioè, noi l'abbiamo tirata a prelunghi eravamo tutti amici, diventiamo come degli imbecilli. Dico, comunque prima delle 3 non finisce, quindi 3, 4 del mattino non finisce. Sì. Può essere stancante, sono sincero, eh, non è, però è. è, è guarda, scrive giusto Elisa: è un'esperienza. Io, mi, quando mi ricordo di quella sessione, mi ricordo di come se fosse stata una piccola campagna. Perché era sì, veramente sì. super condensato, super intenso. Poi io sono molto di parte perché amo moltissimo Cthulhu. Cioè, è, è uno dei. Come sapete, cioè, Cthulhu e DD sono i due giochi che mi hanno formato. Quindi, cioè, qualsiasi edizione la, la amo e non mi stufo mai di giocarci. Però è un po' anche una delle cose. Cioè, io prima di conoscere bene la Fabcon, prima addirittura forse prima di conoscere personalmente Gabri e Valentino, sentivo di questo torneo di Cthulhu della Fabcon. Ti avevo sentito parlare. Dovete assolutamente giocarci, cioè, se venite alla Fabio e non ci giocate, siete degli stronzi. A meno che non abbiate trovato posto, ovviamente, però siete stronzi lo stesso perché potete muovervi prima. Quindi, <ride> allora, tralasciando faccio... questo torneo qua, quale altre, quale altre sessioni consigliate? Allora, guarda, io faccio il mio Fanta acquisti, breve, sì. cioè, se fossi allora, sì. dunque avrei fatto, nella giornata del 25 uh, avrei fatto la partita di Dandies and Damsels perché mi intriga sì. e quindi l'avrei provato poi il 26 avrei provato Scimmiato come sono di Batman e eh, la partita delle 16 di Batman Gotham City Chronicles sì. eh, perché peraltro a Andrea che è un nostro socio è un non un esperto di, uh, del mondo di uh, C-Comics, lui è uh, Go City Quindi è una partita che, se insomma, siete fan, ve la consiglio. E poi vediamo. Uh, forse avrei fatto uh, la multitavolo di Green Greenox perché, uh, cioè, perché è troppo bella del 28, se non ricordo male. Sì. E poi no, di sabato, è eh, il 27. Ok, allora 27. Io purtroppo ero molto tentato, però quando ho visto Blade Runner portato da, dal Jumfree ho detto. Ci no, cioè, non ci ho, eh, non c ho, c ho sì. provato, eh. Ero molto indeciso, yeah. però, ehm, Blade Runner non l'ho eh, ancora mai giocato, non l'ho neanche mai letto, e ho detto no. Cioè... E poi con Giuliano è una garanzia ma infatti con Giuliano quindi. io mi diverto guarda, una delle, delle sessioni più, più belle che ho fatto alla Fabcon è stata con Giuliano eh, c'era anche, anche Gabri e, non mi ricordo sì mi sembra che fosse anche con loro abbiamo giocato a eh, Alien. Alien ma era stata mi sono cagato in braghe ma, ma bellissima. A parte che c'è Giuliano oltre a essere un carissimo amico. Per me è un master veramente della Madonna. E tra parentesi gioco, uh, il gioco il suo gioco preferito che è Pendragon. Ed è un gioco che amo alla follia. E, e Blade Runner, quindi, ho, ho avuto il culo di, avere, di riuscire a segnare sessioni sia di Pendragon che di Blade Runner con, um, con Giuliano. Quindi sono. Sono, sono, veramente, sono veramente, stracontento, Non vedo, vedo l'ora. Scusami, se ti ho poi la no, sera è no, no, il e... torneo di richiamo di Tulu ovviamente sì chiaro e poi allora io con, consiglio anche ehm, è la con Corenza, purtroppo, insomma, però eh, io faccio eh, l'utente Fabcon Con, io Kai Hunter so Society perché l'ho provato al Free RPG Day ed è molto, molto figo. Quindi, se mi capita, visto che vedo che manca un posto, eh, del 27 alle 16, fiondatevi no, Guarda se poi, cioè, tu dici concorrenza, io a parte giocare quello di, di Fabula perché me ne metto, esatto, sono sì, cose, no, no, cose non mie, no, nel senso, quindi c'è eh, no, se, no, cioè io. No, vengo, no, io Vengo, siamo ragazzi, come, vengo come Nicola. Cioè non vengo come è, bello, eh, no, è stato appunto. legato di Dead Game. Cioè, vengo come Nicola e vengo a giocare di ruolo, ma io sapete, lo sapete, io quando parlo di giochi di ruolo, parlo di tutti i giochi. Eh? È nel senso, oh, vero, vero, vero. Eh, è giusto così perché tanto prima o poi da noi arrivate, quindi ci cioè, va bene stesso stessi. E, e poi vabbè, tutti i main miei... event, perché sono fighi, quindi quelli li avrei fatti tutti. Insomma, sì, i main event sono vero. proprio, son proprio, son proprio divertenti. Cioè. Questa è la mia fanta scelta. Bene. Bene, tu invece cosa avresti fatto, Gabri? Allora, io avrei adesso ve li dico in ordine sparso, non guardando i vari giorni. Mi sarei segnato a giocare con, con il mitico Master of Masters a Bloodsworld perché è la sua edizione. E quindi giocarla con lui. Io il manualetto l'ho letto, porto anch'io una sessione di Bloodsworld, però giocarla con lui è tutta un'altra cosa. E con Giuliano, sicuramente. Devo scegliere fra i due, direi King Arthur Pendragon perché Giuliano con King Arthur è e Tanta roba. Tanta roba, io già, già ho giocato tre sessioni con lui, mi sono sempre divertito come un pazzo, ma poi anche Mort Borg portato da, da Gabri. Da Gabri la sessione di Alex e quella di Musta sono molto interessanti, c'è Francesco Chirico che porta Tales from the Loop io vi consiglierei anche il gran ballo di Iperione di, di Diego che è un progetto davvero, è un prototipo davvero interessante e poi ragazzi ce ne sono ce ne sono troppi, ovviamente tutti i main event ma dai, direi più o meno più o meno questi indicativamente beh eh, ragazzi c'è cioè, manca, tra parentesi tra un mese esatto sarà già finita la Fabcom eh sì, eh sì che dolore. Eh Se sì. tra pochissimo. Oh, sì, sì, eh, allora, scusate, siamo tra... 25 giorni, ragazzi. Eh sì. tra, tra tre settimane eh, siamo a lunedì prima di partire. Sì. Madonna mia, che scimmia. 25 giorni. Tre settimane e mezzo. Dai. Eh sì, prima dico, tra tre settimane tu Sono il lunedì che sono tornato a Milano oggi. Eh, farò la live pre del pranzo di ruolo dove parlerò della Fabcon sarò insimiatissimo inizierò a fare le lavatrici a stirare le cose a portarmi poi giù alla Fabcon tanto c'è bene bene so. ah e avrò il mio FES nuovo ah, attenzione. attenzione ragazzi anche perché, prima eh sì perché vado alla Gencon ogni Gencon, anno con, ogni anno la Gen, sapete che la mia usanza è prendermi il FES e quest'anno il FES sarà dedicato a Cthulhu quindi è totalmente nero okay. con tutto ricamato Cthulhu davanti con un pinino verde e Un pinino nero Sotto ci sarà Una Un abitatore del profondo Come qui Nell'altro ci sarà un, un, un casco di un palombaro E con un tentacolo Che tiene fermi i, Le due cose Quindi ci sarà Bello. E porterò il mio Il mio nuovo Il mio nuovo FES Sì sì ovvio Che lo indosso Bello. al torneo Cioè nel senso Ogni anno la Bello. gente Mi compra il FES Che costa ragazzi cioè, Quando mi chiedono hai preso il FES Io lo dico Lo prendo, li prendo tutti da FES O Rama ma costro follia, eh. Cioè, io li pago quasi 200, 200 dollari. Cioè, nel senso, costa veramente Donno. un botto. È l'unica cosa, Basatemi il termine di lusso nerdico che mi... che mi... che mi prendo. Mamma eh, mamma mi piace, mi piace il fez da morire. È uno, uno dei simboli dei giocatori di ruolo e quindi mi piace... e delle associazioni, mi piace un sacco. Comunque, quindi sfoggerò il mio fez, proprio lo porterò lì, tipo nel coso alla... alla Fabcon, non vedo l'ora. Ragazzi, sono le due... Io vi ringrazio veramente di cuore per essere, per essere a venuti a presentare la parte. Grazie pub a voi, grazie sulle... a te. Non sto, vi ricordo, allora, grazie, grazie Sbini. Appena fatto, se volete, sono aperte le iscrizioni degli ultimi tavoli. Quindi andate su lockandil.com/slash negozio, trovate lì tutti tutte le informazioni, qualsiasi cosa. Quindi non... trovate tutte le info possibili e immaginabili spero che se avete domande comunque potete scrivere anche come ha scritto adesso Sbini su, anche sull'Instagram della, della Fabcon sì. se avete domande inerenti sempre alla Fabcon qualsiasi cosa potete scrivere anche a me su Instagram sotto e vi rispondo o vi indirizzo a, a chi di dovere quindi cioè non vi preoccupate io non vedo l'ora di riabbracciarvi ormai manca, manca pochissimo quindi sì. non, vedo, non vedo veramente l'ora. Non vedo l'ora di stare assieme e passare veramente quattro giorni di, di risate, gioco e mezzo a degli amici. Perché proprio ho bisogno. Ho bisogno in questo periodo di merda nella mia vita di stare veramente in mezzo, in mezzo ai miei amici. Quindi non vedo veramente, veramente l'ora. Quindi io vi abbraccio Grande. fortissimo. Grazie mille Ad anche a tutta la chat che ha, che ha partecipato. Grazie mille, ragazzi. Vi auguro. Se andate in vacanza prefabcon di, di, di svagarvi un attimino, prima proprio la, la calma prima della tempesta, vi ricordo che la Fabcon sarà dal 25 al 28 agosto a Fabriano. Quindi ci vediamo tutti quanti giù. Vi ricordo che se siete giù con famiglie, amici, eh, che non sono partiti di giochi di ruolo, c'è un sacco di cose a fare vicino, da località balneari a località da andare a visitare. Quindi è, su, su, due o tre giorni passano alla velocità della luce, anche se persone non sono interessate al gioco di ruolo. Quindi potete anche portare giù amici e parenti. Grazie, grazie. Qualsiasi cosa, scrivete a e scrivete, andate sul sito della Fabcon. A tutti quanti voi, noi ci vediamo mercoledì. No. Noi ci vediamo un cazzo mercoledì, se qua è l'ultima sessione. Noi ci vediamo il 25, 24, 20, il 22 agosto, che anche noi, sa è l'ultima live che facciamo, ci vediamo il 22 di agosto eh, qua. Vi abbraccio, vi ringrazio e vi auguro veramente di passare delle vacanze in relax, ma soprattutto che le passiate ruolando duro, sempre. Ciao ragazzi e ragazze, grazie, vi voglio veramente un mondo di bene. Ciao. Ciao. Ciao Ciao a tutti